Let's go, fratello! Tornato 2 giorni fa dalla Cambogia, direzione aeroporto di Milano Malpensa. Se questa non è vita, non so cosa sia la vita. Buon appetito! A fine, qual è? Buon appetito anche a te, Seba! Ho finito! Armati di 77 valigie, non so perché anche oggi sono afono. Mi sveglio la mattina senza voce, cazzo! Perfetto, la fila arriva fino al lago di Como più o meno. Quest'uomo qui ci sta facendo saltare quella fila. Tu sei l'uomo? Sì, 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 sono, siamo noi quelli che dovete insultare, sì, 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 prendete noi. Doha, Nairobi. Così come è stato in Cambogia, sto partendo ancora con Slam Dunk Onlus, ma stavolta direzione Nairobi. Come avrete capito, in questo viaggio mi accompagnerà... Oh, così diretto. Ale della Giusta. Ale, creator, appassionato di basket, verrà in viaggio Slam Dunk come formatore, ovviamente, ma anche con l'obiettivo di far conoscere Slam Dunk alle nuove generazioni. In quanto... Lui è il boss. Oh no. Andava detto. Perfetto. Thank you. Non vorrei sembrare ripetitivo in tutti i video, ma sono 2 gradi. E anche oggi si viaggia comodi la prossima volta, eh? Buon viaggio. Direzione Doha. Doha. Ho filmato un aereo. No, ma era velocissimo. Beh, questo lo voglio anche nel mio video. Thank you. Classico piatto slavo. Qatar Airways, cibo approvato. Atterrati a Doha. Ora un paio d'ore di stop a Doha e poi voliamo a Nairobi. Nairobi. Trovare il nostro driver sarà un'impresa titanica. Tommaso, yeah. Let's go! L'uomo era già qui con un cartello con scritto Tommaso. E adesso andiamo ad appoggiare le nostre cose per poi cominciare la Nairobi Life. Dai, thank you. La nostra cameretta con 3 letti. Perfetti. Ho bevuto l'acqua, si poteva? No, morirai. Dai, ho paura di fare tutto adesso. Allora, quello che succederà adesso è andiamo sulla strada, prendiamo una moto, andiamo al centro commerciale, facciamo le SIM card, perché senza quelle è impossibile comunicare, e poi andiamo a Madara e vi faccio vedere come si sono evoluti i progetti quest'anno. Ci vediamo dopo. Siamo carichi a palla, anche se non sembra, perché abbiamo davvero poche ore di sonno. Abbiamo le sim, siamo connessi col mondo. Non vedo l'ora di far vedere ad Ale Madara, perché Madara è secondo me un posto che nella vita tutti dovrebbero vedere una volta. Ti rimette in bolla col mondo. Lui mi darà una mano soprattutto con i corsi e le lezioni ai bambini sul campo. Mi ha fatto venire qua, adesso mi fa lavorare senza avermi avvisato prima. Ah, let's go to Madara. Il paesaggio cambia drasticamente quando si arriva verso la baraccopoli. Thank you. What's up? Ciao! Ciao Tom! Ciao Vini! Come stai? Tom, how the activities are running? Good, it's good. Questa è la strada che porta a campo. Incredibile come 10 anni che vengo qui e ho le farfalle nello stomaco, ho i brividini, porca troia. Sono emozionato, cazzo. Let's go, let's go, let's go! Yeah! Ah, che ne dici? Emozionante. Ciao! Mimmo, where you at? Ciao, my friend! Ciao! Come stai? Come stai? Ciao, how you doing, man? Abbiamo fatto una chiacchierata bella lunga con gli allenatori, perché comunque durante un anno di attività non tutte le cose vanno bene, ci sono cose da sistemare, cose da modificare. Come ogni anno l'abbiamo fatto in quest'oretta insieme. Adesso, siccome alle 2 inizieranno le partite qui del torneo dei ragazzini, c'è da pulire il campo, mettere le retine al canestro e poi siamo perfetti. Respirando sta roba, a breve sarò morto. Il campo è pulito. Si può andare a mangiare qualcosa perché sto morendo e poi inizia il torneo. Andiamo a cercare qualcosa da mangiare. Thank you. Un ciapati è il cibo perfetto. Si torna al campo che inizia il torneo, si passa da una strada, diciamo, secondaria. Thank you.
Questi che giocano sono tutti i ragazzini dell'Academy, divisi per scuole, quindi ognuno gioca per la sua scuola. Ma sentivo, l'avevo detto prima. Pensavo, mentre guardavo i ragazzi qua che giocano, che se c'è una cosa che mi piacerebbe passare alle nuove generazioni, quella cosa è l'ispirazione. Non c'è cosa più bella che prendere ispirazione da qualcuno per fare qualcosa di figo. Perché alla fine le cose fighe non le fanno solo gli altri, si possono fare anche noi, tutti le possono fare. L'esempio secondo me è questa cosa qui. Questa cosa noi l'abbiamo fatta ed è una cosa incredibile, ma tutti la possono fare. Non è facile, perché come dice Bruno, se fosse facile lo farebbero tutti. E non c'è niente di più bello che prendere ispirazione, non copiare, ma prendere ispirazione da persone che hanno fatto cose belle per farle anche noi, come ho fatto io, come faccio tuttora io e come magari qualcuno può fare prendendo ispirazione da quello che abbiamo fatto qui a Nairobi. L'unico consiglio che posso dare è che io non sono il guru di niente, ma scordatevi del discorso basta crederci, perché a crederci secondo me non si va da nessuna parte. Bisogna avere un sogno che poi diventa un obiettivo, che poi pian piano diventa un progetto e poi si realizza. Ci vuole tempo, ci vuole farsi il culo, mettere giù l'iPhone il più delle volte e lavorare offline quando nessuno guarda, e poi come faccio io, se vi va, a raccontarlo online, ma il culo ci si fa offline, perché sta roba qua secondo me, e lo dico senza voler fare il fenomeno, può essere veramente un'ispirazione per tante persone, e sono orgoglioso nel mio piccolo di poter essere un'ispirazione anche solo al ragazzino. Basta il più poco. Il vlog è finito, raga, vi lascio due immagini della partita, ci vediamo nel prossimo, ti mando un bacio, ti voglio bene, da Nairobi, ciao.